Il macchinario per la diagnosi molecolare rapida, utile alla verifica del contagio da Covid in arrivo a Polla, era destinato in realtà all'ospedale di Rocca d'Aspide. Lo fa sapere il vice sindaco Girolamo Auricchio, che ha inviato una diffida all'ASL Salerno. Si tratta di uno strumento molto importante, in grado di processare un numero di tamponi utile alle esigenze del Luigi Curto, quindi a dare risposte celeri ai pazienti che si rivolgono alla struttura sanitaria valdianese, riducendo i lunghissimi tempi di attesa per i risultati. L'annuncio dell'arrivo della strumentazione è stato accolto con grande soddisfazione, anche se per ora resta tale, ovvero un annuncio. Tutto ancora è da definire. Intanto in queste ore montano le polemiche per quella che da Rocca d'Aspide definiscono una decisione sconcertante. In ragione dell'emergenza Covid, spiega il vice sindaco, ad agosto l'ASL disponeva l'acquisizione di 6 sistemi per la diagnosi molecolare rapida, ma la gara è stata espletata per l'acquisto di soli 5 sistemi da destinare ai presidi ospedalieri di Scafati, Pagani, Rocca d'Aspide, Oliveto Citra e Agropoli. Quindi Polla era rimasta fuori. Acquistata la strumentazione, che risulta in consegna, continua Auricchio, si è appreso che con una nota interna dell'ASL la strumentazione acquistata per Rocca d'Aspide è stata invece destinata a Luigi Curto. L'amministrazione comunale rocchese ha inviato quindi una diffida all'ASL affinché provveda a garantire al nosocomio di Rocca d'Aspide la disponibilità della strumentazione acquistata. Diversamente, annunciano di essere pronti ad interessare l'autorità giudiziaria competente.